Eccoci a fine partita col mister Tonino Figliomeni, gran giocatore e adesso un gran mister, il mister del Rosarno. Mister, oggi non è andata bene il risultato, però forse il Rosarno avrebbe meritato qualcosa di più in campo. Credo proprio di sì, per quello che lei dice, lo assecondo, perché indubbiamente non credo che il Rosarno oggi meritasse di perdere, tutt'altro. Purtroppo abbiamo commesso un errore e siamo stati puniti, come nel calcio succede. Noi abbiamo fatto un errore nostro, perché effettivamente c'è stato un errore su una palla messa dal fondo, eravamo 4 contro 1 più il portiere dentro la rete piccola del portiere, quindi sicuramente c'è stato. Ti ha segnato un gran bomber. Sicuramente, ma sono è facile su questo, ma sì, ma era da solo, vicino alla rete piccola, e nemmeno ha saltato, ha messo la palla indisturbata dentro la rete. E poi siamo stati sfortunati, però è una partita che credo noi avevamo gestito benissimo, senza rischiare niente, anzi avevamo fatto un ottimo possesso palla, siamo stati pure bravi a fare male in alcune circostanze, però credo che era una partita che doveva finire in parità. Però poi alla fine chi segna vince e non si può dire niente, perché alla fine chi butta la palla dentro. Mister, per un'ora comunque la partita era in perfetta parità. Sicuramente, su questo sono convinto, perché eravamo quasi a 15 minuti dalla fine quando abbiamo preso. È stato un episodio che è stato sicuramente, credo di sì, non credo che si possa dire il contrario. Poi alla fine poteva essere un episodio a nostro favore, con Manzetto davanti alla porta, e ci è andata male. Non credo che ci siano state altre azioni di rilievo sia da noi che dall'altra parte. Una partita giocata bene, gestita bene da parte nostra, però che abbiamo perso credo immeritatamente. Poi appunto nell'orgoglio Rosarno ha avuto uno scatto nel finale che poteva. Credo di sì, perché abbiamo avuto due palle alla fine. Credo, se andiamo a rivedere le immagini, abbiamo avuto due azioni pericolose che potevano essere tramutate in gol. Però alla fine complimenti a chi vince, perché chi vince è sempre da gioco. A noi sostanzialmente è stata una partita un po' avara di soddisfazioni e di occasioni, da forse sono quei derby che sfuggono ad ogni pronostico. Sì, indubbiamente, però noi avevamo diverse defezioni. Noi abbiamo fatto la partita che ci eravamo prefissati di fare, cioè di gestire bene la sfera, di essere protagonisti nella personalità delle giocate, di offendere quando dovevamo offendere, penso che l'avevamo fatto bene, avevamo imbrigliato bene l'interregio, però ci è andata male in un episodio. Però questo è il calcio, bisogna accettarlo, però credo che nessuno possa dire che oggi l'interregio abbia meritato la vittoria. Prossimo impegno, mister. Parliamo prossimo di impegno, purtroppo ogni domenica per noi, come per tutti, credo che sia un esame. Dispiace perdere una partita così, sinceramente. Non fosse altro, perché non ce lo meritavamo, però ci prepareremo al meglio già con l'impegno contro l'Adrano. Quindi abbiamo non ci sono partite in questo campionato facili. Noi ormai abbiamo la nostra identità, credo, e giochiamo sempre così, sia in casa che fuori. Speriamo di recuperare anche qualche giocatore importante che in questo momento è fuori. Bene, grazie a mister. Ringraziamo Tonino Figliomeni. Grazie. Grazie mister.